Il termine period poverty indica l'impossibilità economica di potersi garantire un'igiene adeguata durante tutto il periodo mestruale, attraverso appositi dispositivi sanitari come assorbenti, tamponi o coppette, e in luoghi idonei, ovvero bagni puliti attrezzati. Una problematica diffusa in tutto il mondo, ma che colpisce soprattutto le classi più povere e i paesi in via di sviluppo, dove la povertà, in particolare quella delle donne, è ancora più grave. Anche in Italia e nei paesi occidentali abbiamo familiarità con la questione riguardante il costo eccessivo degli assorbenti. Troppo spesso, infatti, questo tipo di prodotti ha un costo esorbitante, ma soprattutto è sottoposto a una tassazione ingiusta. In Italia la maggior parte degli assorbenti è ancora considerata bene di lusso e come tale viene tassata. Nella periferia del mondo, la period poverty è la norma e assume una gravità davvero inaudita. È quello che vediamo ogni giorno nelle baraccopoli di Nairobi e nella comunità Masai di Rombo, in Kenya, in cui operiamo. In queste realtà, milioni di donne vengono discriminate ogni giorno proprio perché non possono permettersi gli assorbenti igienici e non hanno accesso a servizi adeguati e puliti. Se infatti in tutto il Kenya il 65% delle donne risulta vittima della period poverty, negli slum questa percentuale cresce a dismisura. Insomma, per milioni di donne il ciclo mestruale diventa una ferita profonda. Nella nostra esperienza in Kenya, che dura ormai da 15 anni, abbiamo potuto constatare come le prime vittime di questa situazione siano le bambine, che iniziano ad avere il loro ciclo mestruale. Innanzitutto perché è molto difficile per queste bambine ricevere un'educazione adeguata che spieghi loro i cambiamenti a cui il loro corpo va incontro. L'inizio del ciclo diventa quindi uno shock incredibile, che provoca vergogna e senso di colpa. Non solo, il 25% delle bambine e delle ragazze nello slum non associa l'inizio del ciclo mestruale con la possibilità di rimanere incinta. Parlarne in famiglia per loro è semplicemente impossibile e solo la scuola può intervenire e offrire loro l'educazione necessaria. Il vero dramma della period poverty nello slum riguarda l'impossibilità di frequentare la scuola durante il ciclo. Senza assorbenti una bambina non può uscire dalla propria baracca e di conseguenza non può andare a scuola. È quindi costretta a perdere il 20% dei giorni scolastici ogni anno. Un danno incredibile e una discriminazione inaccettabile che per una bambina rende ancora più difficile ottenere un'istruzione adeguata e completa. Si crea un circolo vizioso. La povertà in cui vive le impedisce di curare la propria igiene correttamente. Non può quindi andare a scuola e questo le rende impossibile costruirsi un futuro lontano dalla povertà in cui è nata. Il ciclo mestruale è ancora legato a pregiudizi e stigmi culturali che tendono a isolare la donna durante il suo ciclo o a coinvolgerla in pratiche tradizionali che mettono a repentaglio la sua salute e la sua libertà. Anche ai tempi delle nostre nonne esistevano ancora dicerie su cosa fosse opportuno fare e cosa non fare durante il ciclo. Non era raro vedere donne che si astenevano dal toccare cibo, lavarsi o compiere determinate attività proprio durante questo periodo. In Kenya, come in molte zone del mondo, queste superstizioni sono ancora molto forti. Una bambina o una donna con il ciclo viene spesso emarginata dalla comunità. Non può uscire dalla baracca in cui vive, viene considerata impura. Non solo, ancora oggi, presso la comunità Masai, il ciclo mestruale rappresenta un passaggio fondamentale nella vita di una bambina, che viene considerata pronta a contrarre matrimonio proprio dopo il menarca. Il ciclo mestruale segna il passaggio all'età adulta. Combattere la period poverty in un contesto simile non è affatto facile. Per farlo occorre educare la comunità e combattere credenze discriminatorie. Ma soprattutto occorre dotare le donne di assorbenti igienici, il prodotto migliore per il contesto delle baraccopoli in cui vivono. Senza di questi, la parità di genere diventa solo un miraggio, un'illusione. Le coppette mestruali sono di solito una valida alternativa agli assorbenti esterni o interni. Composte da materiali come gomma, lattice, silicone o materiale ipoallergenico, possono essere riutilizzate per diversi cicli mestruali, dopo essere state accuratamente lavate e igienizzate. Non assorbono il ciclo, ma lo raccolgono in una coppetta, che deve essere poi svuotata e sterilizzata. Stanno cominciando a essere utilizzate in Italia e nei paesi occidentali, soprattutto per il minore impatto ambientale e la possibilità di riuso. Purtroppo in Kenya non costituiscono attualmente un'alternativa concreta per via del costo,
della resistenza da parte della popolazione che le considera come un prodotto maggiormente invasivo, ma soprattutto a causa delle condizioni igieniche delle baraccopoli. Non avendo acqua corrente e pulita, l'utilizzo di un prodotto lavabile porta con sé un alto rischio di infezioni. Per questo abbiamo dato vita a un programma di distribuzione di assorbenti igienici usa e getta rivolto alle bambine, assorbenti che poi vengono smaltiti e riciclati per ridurre al minimo il loro impatto ambientale. Vuoi saperne di più sulla period poverty e su come combatterla? Clicca qui e scopri di più. E ovviamente iscriviti al nostro canale.